Quanto sei bella Roma, quando è sera. Il grande ritorno di un grande della musica italiana. A 42 anni dal debutto discografico e dopo una quarantina di album, il successo di Antonello Venditti continua ad attraversare intere generazioni. 65 anni, il prossimo 8 marzo, eccolo di nuovo a teatro, un tour fortemente voluto. Titolo 70-80, ritorno al futuro, approdato con successo a Rossetti di Trieste. 4 ore di spettacolo tra canzoni, ricordi, racconti. In finale anche una incursione di Paolo Rossi che ha cantato Ricordati di me. In scaletta i brani storici degli anni 70 e 80 di Venditti, da Lilli a Bomba non bomba, da Compagno di scuola a Roma Capoccia. Antonello Venditti al Politeama Rossetti, 70-80, ritorno al futuro. Il senso è questo, che noi abbiamo avuto un futuro sbagliato, nel senso che se noi ripensiamo ai nostri anni 70, a quello che siamo stati, ai nostri ideali, alle nostre speranze, poi in effetti non si è concretizzato nulla e noi abbiamo buttato 40 anni. Questi sono anche 40 anni della tua carriera. Ma no, questo è un racconto non di musica in effetti, per cui io ricomincio dal pianoforte, questo è un racconto proprio di vita, confronto gli anni 70 e gli 80 con quelli di oggi, quello che presumibilmente vorrei che fosse ancora il mondo, perché io ci credo nella possibilità di cambiare. La tua canzone preferita? C'è un gruppo di canzoni preferite, la prima sicuramente che so la rosa, e poi arrivo a fare 3 o 4 canzoni che hanno segnato proprio me, e sempre degli anni 70, tipo Lo Stambecco Ferito, Lilli e Modena, per dirtene. E poi di canzoni d'amore, forse Le tue mani su di me.